Buongiorno e bentornati amici di Due Ruote al nostro TG. Questa settimana confronto tutto in casa BMW tra Naked e Crossover. Protagonista è la serie F con la 900R e la 900 XR. Ci dice tutto di loro Cristian Cavaciuti. Pino Mottola invece ha indossato un capo per girare il mondo, la nuova giacca Adventure Touring Clover GTS 4. Marco Gentili, infine, insieme a Paolo Ilariuzzi di Suzuki, ci fa vedere com'è fatta la nuova GSX S1000. Di solito mettiamo a confronto moto di case differenti nella stessa categoria, ma non è meno interessante il caso di moto diverse derivate dalla stessa piattaforma tecnica. Una soluzione di cui le BMW F900R e XR sono oggi uno degli esempi più importanti. Abbiamo dunque due moto stradali di indole sportiveggiante che condividono il motore, il telaio, le ruote a 17 pollici e l'elettronica. Ma le differenze sono evidentissime, infatti la F900R è una naked nel senso più classico del termine, mentre la F900XR è una crossover, quindi appartiene a un filone un po' più moderno. Entrambe hanno il telaio Steel Bridge, una struttura in acciaio che sfrutta il motore con funzione portante. Quest'ultimo è la versione più grande e potente del bicilindrico parallelo di Monaco ed eroga 105 cavalli con una bella coppia di 92 Nm a 6500 giri al minuto e un'assistenza elettronica completissima. Telaio e ruote in comune, dicevamo, ma le differenze finiscono qua. La Naked ha sospensioni al 100% stradali, con escursione di 135 mm davanti e 142 mm dietro, mentre la Crossover sale a 170 e 172 mm rispettivamente, con una seduta però solo di poco più alta, 10 mm, perché anche la XR è destinata alla strada e non agli sterrati. Su entrambe si può avere in opzione il sistema semiattivo Dynamic ESA per la sola sospensione posteriore, integrato con le altre centraline di bordo e con la piattaforma inerziale. Oltre all'altezza e quindi la posizione del baricentro, cambiano poi l'offset delle piastre forcella, l'avancorsa e l'interasse per rendere più equilibrato il comportamento stradale delle due moto. Naturalmente quello che mette più in risalto le differenze è l'aspetto. La F900R infatti ha sovrastrutture ridotte al minimo, un manubrio più stretto e un serbatoio più piccolo da 13 litri. La XR invece ha un'indole da viaggiatrice con un manubrio più largo, un serbatoio più capiente da 15,5 litri, la mezza carena e il plexi regolabile. Il motore da 895 cc ha la fasatura a 270 gradi, i pistoni forgiati e uno scarico compatto, con una curva di coppia particolarmente piena e la tipica attenzione BMW al comfort di guida, con due contralberi antivibrazioni. A gestire i suoi 105 cavalli provvede un pacchetto elettronico allo stato dell'arte, con due riding mode di serie, Road e Rain, senz'altro consigliabile comunque l'opzione Riding Modes Pro, che ne aggiunge altri due, Dynamic e Dynamic Pro, sorvegliati dall'arrivo della piattaforma inerziale, che rende inoltre cornering, l'ABS, il controllo di stabilità e anche il faro. Il tutto è controllato dal pannello TFT da 6,5 pollici, ormai comune a tutte le BMW, ordinato nelle informazioni, sempre ben leggibile e con tutta la connettività possibile, compresa la chiamata di emergenza in opzione. La Naked di Monaco non punta su prestazioni o su un aspetto sopra le righe, ma sul fascino più sottile del piacere di guida, declinandolo in una proposta che non rinuncia alla consueta versatilità delle moto bavaresi, fatta di manopole riscaldate, borse di tutti i tipi, cruise control, fari adaptive cornering e ausili alla guida di ultima generazione. Quando si sale in sella, la F900R mostra due facce. La prima è amichevole, con una posizione non sacrificata e ben inserita in sella, un motore vigoroso e dall'ottima elasticità e sospensioni relativamente confortevoli. Ma quando la strada si fa mossa, la F900R mostra l'altro lato del suo carattere, consentendo di alzare il ritmo con la massima naturalezza, sempre lineare e prevedibile in tutte le sue reazioni. Parte del merito di questa efficacia va anche al suo motore, mai così prepotente da mettere in crisi la gomma posteriore e mai così vuoto da chiedere di scalare una marcia in più. Se un difetto è quello di restare fin troppo educato. Quando si imbocca l'autostrada, la XR emerge per la maggior protezione dall'aria, pur se entrambe hanno il plus di avere vibrazioni praticamente nulle. La Crossover è però più rilassante a velocità costante e pur avendo il baricentro più alto, che la rende appena meno svelta nei cambi di direzione, non è meno efficace nel misto medio-veloce, dove si lascia condurre ad occhi chiusi, pennellando le curve senza richiedere spostamenti del corpo. E se si vuole un pizzico di batticuore in più, portando la modalità di guida in Dynamic, si trova un motore più pronto, oltre a un assetto più sostenuto se si opta
adattato anche per la sospensione semiattiva. Entrambe sono comunque più efficaci che adrenaliniche e riescono a tenere un passo sveltissimo, senza fatica e comunicando sempre grande sicurezza. Della versatilità BMW ha fatto una bandiera, tanto è vero che offre le manopole riscaldate e le borse anche sulle sue supersportive. Sull'XR troviamo ad esempio ben 6 altezze diverse per la sella e per entrambe un catalogo di optional che può soddisfare veramente qualunque desiderio. Per i meno esperti esistono anche in versione A2, con qualche cavallo in meno ma lo stesso pacchetto tecnologico. Queste due BMW sono quindi forse le due proposte più versatili delle rispettive categorie. Nonostante l'indole sportiveggiante a cui corrisponde la capacità di non tirarsi indietro quando ci si vuole divertire, sono soprattutto grandissime compagne di viaggio, che sia per gli spostamenti quotidiani o per le avventure più ambiziose. Quale scegliere quindi? Beh, quella che più corrisponde alle vostre aspettative, ma anche al vostro portafoglio, contando che la F900 XR parte da 11.350 euro e la F900R ha un prezzo molto aggressivo di 8.950 euro. Tutti i prezzi BMW sono chiavi in mano e comprendono il primo tagliando e 4 anni di garanzia e assistenza stradale. Dopo avervi raccontato qualche settimana fa della giacca Dakar 2, oggi torniamo a parlare di Clover e dall'avventura più spinta ci spostiamo verso il touring a lungo raggio con la giacca GTS 4 VP Airbag. Si chiama GTS 4 perché è il quarto step di un prodotto nato nel lontano 2010 e che oggi rappresenta il best seller dell'azienda veneta. Una giacca da viaggio quindi, evoluzione di quella GTS 3 che ha fatto per ben 2 volte il giro del mondo. Giacca a 3 livelli dal look pulito e lineare, molto touring, allo strato esterno in tessuto laminato traspirante e impermeabile, che si asciuga in fretta e permette alla membrana intermedia Aqua Zone Plus di mantenere il più elevato livello di traspirabilità, oltre che di impermeabilità. Lo strato intermedio della GTS 4 è proprio la fondamentale membrana impermeabile. È di fascia alta e ha una costruzione a 3 strati che garantisce robustezza e traspirabilità. Va utilizzata esclusivamente all'interno e non si può indossare come capo singolo. Lo strato più interno è quello termico, che può essere messo anche da solo e che la GTS 4 condivide con altri capi della gamma Clover. Una giacca polivalente, insomma, buona in inverno come in estate, che presta grande attenzione alla ventilazione. Ci sono 7 prese d'aria, 4 sul tronco, zona petto e torace, 2 sulle maniche, molto estese, e una ampia sulla schiena, dotata di clip di bloccaggio. Molto curata l'organizzazione dello spazio grazie alle 8 tasche. 2 impermeabili al 100% sono nella parte bassa e hanno la chiusura in velcro. 2 sono nella parte frontale e fungono anche da prese d'aria. Al posteriore poi ce n'è una molto ampia per riporre ad esempio gli strati interni o qualsiasi altra cosa. Giacca ben fatta ha una cerniera di chiusura per ogni strato. È una vera 4 stagioni, è infatti impossibile non trovare il giusto compromesso modulando i vari interni. Si può usare senza i 2 interni o con tutti e 3 gli strati, ma anche solo con la membrana impermeabile, oppure solo con lo strato termico. Quando ad esempio desideriamo stare al caldo ma beneficiare anche della ventilazione aprendo le prese d'aria, e infatti la parte termica può essere accoppiata direttamente allo strato più esterno con queste clip. La vestibilità è quella Clover, quindi abbastanza fit, ma non mancano le numerose regolazioni per trovare sempre la giusta aderenza. Ci sono sulle braccia e sul polso, sul torace, doppie e nella parte bassa. Rifinita bene ha il colletto regolabile su 5 posizioni morbide microfibra e presta grande attenzione alla sicurezza. È certificata in classe AA, ha protezioni removibili di livello 2 su spalle e gomiti, inserti in tessuto rinforzato sulle aree di impatto, alloggio per il paraschiena sia di livello 1 sia di livello 2, inserti laminati rifrangenti e soprattutto la predisposizione per l'airbag di livello 2. Nella vasta gamma Clover dedicata al Touring Adventure, la giacca GTS 4 VP Airbag si posiziona sul secondo gradino del podio, dietro soltanto alla Crossover 4, un prodotto di fascia alta quindi, disponibile in 5 colori e nelle taglie dalla S alla 4XL e anche in versione femminile. Bene, la GTS 4 è in vendita da 439,99 euro, un prezzo giusto per una giacca davvero 4 stagioni.
Siamo con Paolo Ilariuzzi, direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki. Paolo, domanda a bruciapelo. Per quale motivo un utente dovrebbe comprare una GSX S1000? Beh, allora, il nostro target customer è un cliente che vuole divertirsi. Di fatto questa moto è una moto che è adatta a più fasce di età. Non c'è un'età in cui sia giusto divertirsi. Credo che il divertimento debba essere appannaggio dal trentenne a salire. È una moto prestazionale, bella, facile da guidare, quindi non ha limiti. Il cliente che magari scende da una moto super sportiva può approcciarsi a una naked, di conseguenza diciamo che è una moto molto versatile. Le sue caratteristiche la rendono la moto giusta per tutti coloro che hanno piacere di guidare su strade urbane, extraurbane, quindi non c'è limite. La strategia di rilancio di Suzuki parte direttamente con questo tipo di moto qui. Si tratta appunto di una Naked 4 cilindri 1000, un segmento che finora in Italia non è stato abbastanza sfruttato dai costruttori, che però ha grossissime potenzialità. Ecco, per quale motivo avete deciso di partire proprio da questa tipologia di segmento? Beh, allora, è un segmento, hai detto tu bene, che non è stato secondo me completamente sfruttato fino ad oggi. Credo che in buona parte la domanda sia condizionata all'offerta, quindi con questa nuova moto noi andremo a ampliare quella che è l'offerta di Suzuki nella versione naked, nella versione sport bike, nelle versioni street fighter. Di conseguenza crediamo che ci possa essere un buon sviluppo, ci possa essere un buon cluster di clienti che apprezzerà questa moto sicuramente a livello estetico, ma anche a livello prestazionale e di facilità di guida. A livello prestazionale, appunto, ricordiamo, si tratta di una moto con 152 cavalli di potenza, quindi proprio non una moto per tutti. Eppure Suzuki punta moltissimo sul discorso del comfort. Ecco, quello che mi verrebbe da chiederti, esisterà anche una versione depotenziata per patente a due? Beh, certamente è una nicchia che intendiamo presidiare, quindi ci piacerebbe che soprattutto i neofiti possano approcciarsi con Suzuki con una moto tipo questa. Quindi stiamo sviluppando e presto vedrete una novità proprio in tema di guidabilità con patente A2. E anche per questa settimana è tutto. Non dimenticatevi il like e il commento qui sotto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di passare in edicola ad acquistare Due Ruote.